Caspellan Virtual School, ancora con voi un nuovo tutorial. Oggi approfondiremo il discorso degli spazi aerei. Quindi, l'altra volta ricordate, nell'ultimo tutorial abbiamo parlato dell'IP, in quello precedente avevamo introdotto gli spazi aerei. Che cosa sono gli spazi aerei? Sono volumi, quindi non vanno viste, ribadiamo, come aree, ma vanno viste come volumi con un'estensione in piano e con uno sviluppo verticale, quindi con dei limiti inferiori e superiori dal punto di vista dell'asse Z, che hanno determinate regolamentazioni che ci danno determinati diritti e nei quali abbiamo determinati doveri. In particolare, vi ricordo brevemente, abbiamo parlato degli ATZ, che sono spazi aerei volti a proteggere gli aeroporti. Abbiamo parlato dei CTR, che servono fondamentalmente a proteggere gli ATZ, quindi sono volumi più grandi che si estendono verticalmente maggiormente, possono avere alcune zone. Ricordate, normalmente la zona 1 è posta dal livello del suolo a crescere, la zona 2 è posta da un certo livello fino a un livello superiore e si estende normalmente in maniera più su un'area più vasta. Delle volte esistono anche zona 3 e zona 4, che sono delle parti integrate, diciamo, al CTR, che sono come dei prolungamenti e hanno forme spesso particolari. Poi abbiamo parlato delle TMA, che sono dei volumi degli spazi aerei volti a conglobare diversi CTR, quindi in aree particolarmente trafficate, come potrebbero essere Milano, come potrebbero essere Roma. Abbiamo parlato anche di spazi aerei particolari, che sono le aerovie, che sono usate sia in IFR che in VFR, anche se in VFR molto meno. Si usano soprattutto in IFR, e che sono corridoi praticamente anch'essi con un livello minimo sotto il quale siamo fuori aerovia e un livello superiore. Ok, questo quindi per riprendere un pochino il discorso. Avevamo anche introdotto il discorso del tipo di informazione che ci può venire data. Avevamo visto soprattutto la distinzione tra la TS e la TCS, quindi la famiglia di ATS, che sono i servizi del traffico aereo, e i servizi di controllo del traffico aereo, dove effettivamente ci viene data una separazione dagli altri velivoli. E avevamo anche altresì introdotto il concetto di ETFC e TFCA. Che cos'erano? Erano le informazioni di traffico, il TFC, e il consiglio che il pilota poteva chiedere e il controllore dava su richiesta del pilota su come separarsi. Siccome abbiamo detto che in determinati spazi aerei non c'è per il VFR una separazione, ma vengono date le informazioni di traffico con eventuale servizio di suggerimento. Suggerimento che abbiamo visto poteva essere preso in carico dal pilota, come no, quindi è da intendersi come suggerimento, ma è a discrezione del pilota se accettarlo e attenersi a questo suggerimento oppure no. Ecco, oggi vedremo un concetto molto importante, che è quello di classi relative allo spazio aereo. Vedremo che in base alle classi dello spazio aereo cambieranno alcune cose per quanto riguarda il contatto radio, per quanto riguarda il tipo di separazione o eventualmente di non separazione che ci viene data, quindi se la separazione non ci viene fornita. Per fare questo dobbiamo distinguere due grandi compartimenti, che sono quelli del volo strumentale e quelli del volo a vista, perché gli spazi aerei hanno regole leggermente diverse
a seconda che stiamo volando in regime strumentale oppure in volo a vista. Quindi, se andiamo a analizzare queste categorie, dobbiamo fare una suddivisione intanto fra quello che è, controllo che siamo nel riquadro che si veda, l'IFR. E i VFR. Quindi andremo a elencare le caratteristiche degli spazi aerei in IFR e in VFR. Non far confusione. Ecco la solita premessa doverosa. Questi tutorial non sono da intendere per come tutorial certificati per la navigazione e per il volo vero, ma sono tutorial fatti da un privato per aiutare chi vola in simulato per cercare di volare al meglio e quindi con sempre migliore qualità e realismo. Quindi Not for Real Aviation al solito, lo vedete scritto, e è importantissimo appunto questa cosa. Insomma, non sono tutorial certificati, anche se chiaramente sono sempre volti al più reale possibile e tratti da esperienze reali. Ok, quindi le classi, gli spazi aerei sono, come detto, 7. Le classi di spazi aerei sono 7. Non è facile farli tutti uguali, ma insomma ci proviamo. Allora, le classi di spazio aereo vengono identificate con 7 lettere che vanno da Golf, Foxtrot, e una piccola postilla è che questa tabella non include le minime, perché preferisco delle minime parlarne a parte. Per non fare troppa confusione, ne parleremo in un altro tutorial, forse già dal prossimo, vediamo. Però la tabella che trovate in giro su internet include tutto, quindi è una mega tabellona che include sia le minime che quello che stiamo dicendo ora. Ma noi in questo caso le teniamo separate perché voglio concentrare l'argomento su questo. Allora, come vedremo, dalla classe Golf andare verso la classe Alfa, le cose sono sempre più restrittive, quindi sulla classe Golf sono spazi aerei fondamentalmente molto liberi, ok? Mentre negli spazi Alfa le cose sono veramente molto ristrette. Allora, cominciamo a vedere nella classe Golf, ok? Il discorso della separazione. La separazione no, quindi nella classe Golf non c'è separazione né per il VFR né per l'IFR. Non viene fornito quindi la TCS. Viene fornito la TS perché abbiamo il Flight Information Service, ma non veniamo separati né in IFR né in VFR, quindi sono spazi aerei assolutamente liberi. Ok? Mentre il FIS, che l'abbiamo visto parlando due tutorial fa, è fornito in entrambi. Quindi in entrambi gli spazi aerei c'è il FIS. Ok? Poi, andando avanti col discorso, vediamo che cosa c'è. C'è l'obbligo di contatto radio. Quindi, chiedo scusa, non c'è l'obbligo di contatto radio. Ecco, questo del contatto radio è importantissimo. Ho scritto male, volevo dire che qua c'è. In IFR il contatto radio è sempre obbligatorio. Quindi che cosa significa? Significa che se io ho l'obbligo di un contatto radio, sono obbligato prima di entrare nello spazio aereo, prima di invaderlo, diciamo così, di richiedere l'autorizzazione. Ok?
C'è una piccola postilla da aggiungere qua perché negli spazi golf, quando è presente un AFIU, l'abbiamo visto parlando dei tipi di spazi aerei, che è l'ente informazioni presente sull'aeroporto, in realtà l'obbligo c'è, pur essendo in spazio golf, perché diventano RMZ, cioè zone con obbligo di contatto radio. Quindi in questi casi qua siamo costretti a avere il contatto radio. Poi, vediamo per quanto riguarda la classe, lo spazio aereo di tipo golf. Nello spazio aereo di tipo golf la separazione c'è quando possibile, quindi non è detto che ci sia, ma potrebbe esserci. Il fisso c'è sempre. Ovviamente per il FR la radio c'è sempre. Per quanto riguarda il VFR, non viene fornita separazione, quindi è ancora uno spazio aereo non controllato. Vi ricordate la differenza che vi ho detto per suddividere uno spazio aereo controllato da uno non controllato? È controllato quando è fornito l'ATCS, quindi l'ATS c'è dappertutto. L'ATCS, che è il servizio di controllo del traffico aereo, è quello che è l'elemento che ci permette di discriminare se c'è e se lo spazio aereo è controllato oppure no. Sì. Radio non obbligatorio. Ok. Andremo a integrare alcune informazioni mancanti. Guardiamo cosa succede nello spazio aereo ECO. Allora, nello spazio aereo ECO c'è separazione IFR, IFR. C'è ancora il FIS. Radio. Chiaramente sì. Poi, qui c'è una piccola differenza tra quello che accade qua, perché l'eco non c'è ancora separazione. Quindi vedete una prima distinzione per quanto riguarda la classe eco, dove nell'IFR c'è già una separazione, nel nostro caso non c'è la separazione. C'è il FIS. Radio. E fin qua. E appare tutto abbastanza chiaro. Ripeto, mancano ancora delle informazioni, le andiamo a integrare tra poco. Nella classe Delta, la separazione è ancora tra IFR e IFR. C'è solo la separazione di FR e FR, quindi il VFR non viene di fatto ancora separato. Però c'è un però. Subentra quel discorso che facevamo parlando del TFC e del TFCA. Cioè, i VFR, a parte i VFR speciali che vengono trattati come IFR, quindi vengono separati anche loro, però il VFR normale, quello convenzionale, il VFR gode del T FCI e il TFC, TFAA. Ok? Quindi questo è importante perché che cosa ci dice? Che noi non veniamo separati come traffici VFR, però riceviamo un servizio informazioni e possiamo chiedere un suggerimento su come separarsi, suggerimento che dicevamo però è a discrezione del pilota se seguire il suggerimento oppure no. Questo viene fornito però chiaramente tra VFR IFR. Cioè questo per VFR non viene erogato. Ok. Radio. Ancora sì.
radio questa volta. Dobbiamo avere il contatto radio, perché lo spazio della Delta richiede autorizzazione all'ingresso. Quindi, di fatto, prima di entrare dobbiamo richiedere l'autorizzazione. Fissa è ancora presente, chiaramente. Vediamo cosa accade nello spazio aereo di tipo Bravo. Scusa, nello spazio aereo tipo Charlie siamo rimasti. Allora, nello spazio aereo tipo Charlie la separazione viene fornita tra IFR, non scrivo più separazione perché sennò diventa lunga, e anche tra IFR e VFR. Questo significa che a nostra volta noi del VFR saremo separati dall'IFR, ma non tra VFR e VFR. Quindi spazio aereo Charlie è una situazione speciale in cui la separazione viene fornita anche al VFR nei confronti dei traffici FR. Quindi non ci sarà più il semplice TFC, TFA, TFAA, ok? Ma verrà fornito un altro tipo di servizio che è proprio la separazione effettiva, ok? Mentre chiaramente questa, il TFC e il TFA, TFCA, TFCA, viene fornito tra VFR e VFR. Radio sì. Fis, sì. Quindi vedete cosa è successo? Siamo partiti da una situazione in cui lo spazio aereo era completamente libero e siamo andati piano piano a incappare in delle separazioni sempre più restrittive. In ECO IFR IFR, in Delta IFR IFR, in Charlie IFR 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 VFR, in Bravo, qui ovviamente siamo ancora a radio, sì. In Bravo la separazione è completa su tutte le tipologie di traffico, quindi viene fornita tra IFR, IFR, VFR e anche VFR, VFR. Quindi per noi, per VFR, siamo separati. A questo punto posso evitare di mettere il fis perché siamo completamente sotto TCS, godiamo della TCS in questo caso perché abbiamo tutta la separazione possibile perché sono separati i traffici IFR e IFR tra loro, i VFR, IFR e VFR, VFR, quindi non c'è più neanche questo discorso del TFC, TFCA, non c'è più perché non ci viene più dato il servizio di informazioni, veniamo effettivamente separati come traffici. Come traffici IFR anche noi. Ok? Per quanto riguarda lo spazio alfa, la separazione è IFR IFR perché per il VFR lo spazio aereo è interdetto. Quindi questo è importantissimo. Quando su una carta troviamo uno spazio aereo di tipo alfa, come per esempio alcune TMA, non possiamo assolutamente accedere come VFR. Okay, quindi no, è inutile scrivere qualunque cosa. Ovviamente qua, anche per gli FR, radio. Sì. Radio. Ok. Un altro aspetto che volevo sottolineare è la presenza del trasponder. Allora, io qua non lo sto a scrivere, però il trasponder è sempre attivo. Cioè, quindi sia che vogliamo VFR, sia che vogliamo IFR, il nostro trasponder deve essere sempre acceso. Ovviamente starà in Alfa o in Charlie, lo studieremo quando parleremo del trasponder, quindi di una parte degli equipaggiamenti di volo, sarà
in Charlie quando impegneremo la pista, sale in Alfa quando saremo a terra fuori dalla pista. Ok? Questo quindi è quanto. Quello che è molto, molto importante da sottolineare e fa parte di tutto questo discorso è la speed. Ci sono delle limitazioni in velocità. Perché ci sono queste limitazioni? Beh, il motivo è molto semplice, perché se è vero che io sto volando VFR, attenzione perché qui l'aspetto è abbastanza sottile. Se è vero che sto volando VFR, io devo mantenere una velocità tale che mi permetta di scorgere gli altri traffici, in particolare quando sono sotto abbastanza relativamente basso, dove si presume ci sia più movimento e più traffico proveniente dagli aeroporti. Quindi c'è un livello che è il flight level 100. Non abbiamo ancora fatto i settaggi altimetrici, ma comunque Flight Level 100 è riferito al QNECO, che è una pressione particolare, un'isobara particolare, comunque equivale a circa, prendiamolo così per adesso per spiegarci, 10.000 piedi. Quando siamo sotto a questo livello, dobbiamo limitare la velocità in alcune situazioni. Perché? Perché se io sono un pilota VFR, devo avere la possibilità di scorgere, di essere visto. Ma non solo. Anche l'IFR ha questa limitazione. Perché? Perché è vero che l'IFR non ha bisogno di vedere, tra virgolette, nel senso che è in guida strumentale, quindi idealmente potrebbe anche tappare il parabrezza, almeno fino a che è il momento di scendere, sotto altezza di decisione e atterrare, o comunque in determinati tipi di manovre. Il fatto però che se un pilota IFR sta sfrecciando a 500 nodi, anche lui deve poter essere visto. Quindi sia noi, sia i piloti IFR dobbiamo sempre sotto livello 100 mantenere i 250 nodi. Ecco perché andiamo a mettere una cosa importantissima. Qui non c'è separazione, dobbiamo mantenere il contatto radio. Quindi mettiamo sotto flight level 100 250 nodi. Quindi significa che sotto a livello 100, a flight level 100, non posso volare a velocità superiore ai 250 nodi. Qui è la stessa cosa, sotto a flight level 100, 250 nodi massimi. Qua la separazione è IFR-IFR, verissimo, però io, se sono un pilota IFR sotto a livello 100, comunque devo essere visibile, quindi FL 100 250 nodi. Stessa cosa, level 100 250 nodi. Qua cosa succede? Siamo ancora separati FR e IFR per l'IFR, però abbiamo detto sotto a livello 100 dobbiamo essere visibili. La stessa cosa vale per i piloti VFR, sotto a livello 100 ancora qua, la separazione IFR-IFR, quindi flight level 100, 250 kts. Lo stesso vale per i piloti VFR. Sotto flight level 100, non oltre i 250 kts. Che cosa succederà qua? Qui succede una cosa particolare. Perché nello spazio aereo Charlie, tutti i traffici, per quanto l'IFR è separato da tutti i traffici. Quindi è separato sia dal VFR che dall'IFR. Quindi al pilota IFR non ha limitazioni. Quindi perché il tipo di separazione che viene fatta, VFR, IFR, IFR, VFR, implica che anche se io sono un pilota VFR, e trovo un pilota IFR che sta sfrecciando a velocità superiore ai 250 nodi, non è un problema perché l'ente mi sta separando. Quindi
L'IFR non ha più limitazioni. Invece le limitazioni continua a averle il pilota VFR. Perché? Perché non è separato dagli altri VFR. Quindi, in questo caso, nello spazio aereo Charlie, nodi. Controllo se stiamo ancora registrando. Sì. Ok, quindi è importantissimo focalizzare l'attenzione su questa cosa. Se sono un pilota IFR, sono separato da tutto, quindi non ho bisogno di essere visto, perché un traffico VFR non mi rappresenta un problema, perché il traffico VFR viene separato da me. Io sono separato anche dai traffici IFR, quindi come pilota IFR in uno spazio aereo Charlie sotto i 250, sotto Flight Level 100 posso superare 250 nodi. Per quanto riguarda invece i piloti VFR, se è vero che sono separati dagli FR, non sono separati dai VFR, dagli altri VFR. Quindi per loro continua a rimanere la limitazione di 250 nodi sotto Flight Level 100, sotto Flight Level 100. Qua, in uno spazio aereo di tipo Bravo, non ci sono limitazioni. Ancora. Ovviamente, perché pilota IFR è lo stesso discorso che abbiamo qua. Però siccome nello spazio aereo Bravo sono separati anche i VFR dai VFR, non avranno più limitazioni neanche loro. Perché? Se ci ragioniamo, in VFR sono separato dagli altri traffici VFR, quindi non occorre più che io sia visibile. Sono separato dai traffici IFR, quindi non occorre più che io sia visibile, tra virgolette, no? Però quindi sotto Flight Level 100 cessa questa limitazione. Questa limitazione chiaramente non c'è neanche in spazio aereo Alfa per gli FR. Non parliamone per gli spazi aerei Alfa perché non ci interessa. Ecco, questo grandi linee quello che succede per la classificazione degli spazi aerei. Quindi, prendendo a campione questa tabella, che trovate, ripeto, facilmente reperibile anche in internet, basta che cercate come chiave di ricerca classi di spazio aereo, trovate abbondantemente tutto il materiale che vi occorre, insomma. Però, fatta così, serve per focalizzare, diciamo, il discorso della separazione, della radio e quant'altro. Nel prossimo tutorial andremo a amplificare questa tabella, non la ricostruiamo in questa maniera, andiamo a parlare comunque di VMC, quindi quelle che sono le regole fondamentali per poter volare in VFR. Io con questo tutorial ho chiuso, e da questo tutorial ho deciso di pubblicare anche il mio indirizzo di posta elettronica, perché è attiva una scuola, preferisco dirlo anche nei tutorial. gmail.com. Quindi per chiunque volesse partecipare a questa scuola di volo virtuale, la porta è aperta. È sufficiente mandarmi un'email, ok? Dimostrare di essere comunque piloti virtuali attivi, quindi essere iscritti sui VAO, quindi praticare il volo effettivamente, o comunque avere intenzione di iniziare a praticare. Ed è una scuola combinata sia a Casper Line che all'Italia Virtual. Quindi con il mio amico Carmelo abbiamo iniziato questo progetto, che quindi è un proseguire quello che prima era la Casper Line, ora è una scuola unificata Casper Line all'Italia Virtual. E chiaramente tutti sono i benvenuti, quindi chiunque fosse intenzionato a partecipare a questa scuola, i corsi al momento che stiamo registrando questo tutorial, poi tutto può succedere, possono esserci magari variazioni in futuro, avvengono lunedì e al giovedì dalle 9 e un quarto alle 10:30, 9 e un quarto, 9:20, insomma, comunque è un'ora e un quarto, due volte a settimana, lunedì e giovedì. Non c'è obbligo di frequenza, ovviamente chi inizia questo cammino è consigliabile che ci sia, però giunti a fine corso praticamente ricomincio, si ricomincia da capo. Quindi arrivati al nono modulo si ricomincia dal primo modulo. Chiaramente sono corsi in accordo con i tutorial che sto facendo qua, però un pochino più sintetici, perché ovviamente questo poi i tutorial ufficiali sono questi e sono chiaramente più sviluppati proprio al dettaglio. Anche se comunque anche il corso sta andando molto piano ed è molto approfondito, quindi
Vi consiglio, se avete intenzione di partecipare con gli altri ad attività di questo tipo, di iscrivervi. I corsi avvengono su WeSchool, il link ve lo fornisco al momento, chiaramente, che facciamo la chiacchierata iniziale e fate l'iscrizione, che è assolutamente totalmente free. Nessuno del mio staff vi chiederà mai un euro per questo tipo di lavori, perché è puro volontariato che vogliamo fare. E nient'altro, insomma, quindi per chi è intenzionato a partecipare al corso è sufficiente che chi è intenzionato a partecipare al corso manda un'email, l'email la mettiamo anche in sovraimpressione così è chiarissimo, e tutto qua. Lunedì e giovedì 21 e 15, 22 e 30. A rotazione, finito il corso, si ricomincia. La cosa interessante, tra le altre, è che a fine modulo, ogni volta che terminiamo un modulo, c'è un volo di gruppo che facciamo in simulazione su EGAO, e con delle rotte che decidiamo insieme, rotte molto didattiche, quindi con la possibilità di imparare. È chiaro che chi ha iniziato da poco, che ha fatto il primo modulo, il primo volo magari lo farà con conoscenze meno approfondite di chi magari è finito il sesto modulo, ma poco importa, perché insomma, fortunatamente, almeno in simulato, abbiamo questa possibilità di poter volare senza ancora magari conoscere tutto, anche se è caldamente consigliabile. Però chi chiaramente chi ha le prime armi fa il passo uno per volta e comincia ad essere immerso in questa realtà virtuale, dove si inizia a volare insieme, si colloquia, si fa un briefing prima della partenza, si fa una barra due lezioni prima del volo, incentrate sul volo che andiamo a fare, in modo che si studiano tutti i dettagli, chiaramente, del volo, come verrà effettuato. Si fa un briefing meteo anche prima della partenza, dico anche perché l'avremmo fatto anche prima. Si verificano le condizioni del VMC, si studia bene il percorso, si fa il volo la lezione dopo, e nella lezione successiva si fa il debriefing, quindi si va a analizzare tutte le anomalie che possiamo aver trovato in volo, dubbi, incertezze che si sono riscontrate nei piloti e quant'altro. Bene, con questo tutorial, con questa ultima informazione che vi do, sperando di trovare nuove adesioni, più siamo meglio è, nel senso che è una bella comunità, sarebbe bello portarla avanti, ingrandendola, e con questo tutorial concludo e ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi, cieli blu!